Nel girone B di prima categoria la sfida che si disputa al Di Vittorio di Scerni può essere catalogata come derby delle deluse e anche se le due squadre interessate, Scerni e Treville, non sono accomunate da affinità geografiche, lo sono invece per le legittime aspirazioni di classifica cullate dalle rispettive società alla vigilia della stagione. Gli organici allestiti suffragavano i leciti entusiasmi iniziali, ma alla resa dei conti, per un motivo o per un altro, il campo ha dato sinora diverso responso con la classifica che piange soprattutto per i rossoblù del presidente Lazzaro, legati in piena zona play-out. Il Treville del resto non va molto meglio, avendo un punto in più rispetto ai rivali odierni. La stagione non esaltante giustifica pertanto l'avvicendamento tecnico operato dalle due squadre, con Di Martino che succede a Ottaviano sulla panchina scernese, mentre D'Orazio va ad accomodarsi su quella ospita al posto di Di Battista. La voglia di rivalsa delle due contendenti si evince sin dalle battute iniziali ed è la squadra scernese a insidiare per prima la porta avversaria con il tiro cross del furetto Luciano, sul quale Ottaviano arriva in leggerissimo ritardo e non riesce ad intervenire per il tapin ravvicinato. La reazione ospite non si fa attendere, ma anche sul tiro dalla distanza di Di Florio il portiere di turno, in questo caso Cianci, rimane inoperoso. Poco dopo Del Zotti appoggia Pertundo che cerca un pretenzioso diagonale dal vertice d'area ampiamente fuori misura. La gara si sblocca al 21esimo su un calcio di rigore accordato dal signor Colonna di Vasto che ravvisa un fallo in area di Prosini in uscita temeraria che stende la corrente Luciano. Dal dischetto Ferrazzo non perdona e porta i suoi a condurre. Sulle ali dell'entusiasmo il bomber scernese tenta il bis scattando in velocità e bruciando sul tempo l'incerto primomo, ma stavolta Prosini si redime e salva il risultato immolandosi alla causa. Dal possibile tracollo il Treville agguanta il pareggio con modalità identiche ai rivali. La rete arriva infatti dal dischetto anche in questo caso e stavolta il direttore di gara sanziona i padroni di casa per un fallo di Di Santo ai danni di Crognale e il rosso di vita ad incaricarsi della conclusione e della conseguente realizzazione. Il risultato torna in parità ma Luciano cerca di scuotere i suoi anche se la mira in questo caso vanifica il buon lavoro sulla corsia di sinistra. La frazione passa agli archivi con la replica ospite affidata a Crognale che al 39esimo si eleva sullo spavente di Del Zotti facendo valere le sue doti da ariete d'area di rigore. Peccato per lui perché Cianci non è da meno e in tuffo evita la doppietta personale dell'attaccante giallo-verde. Il copione della seconda frazione sarà ancora più intenso, con le emozioni forti che arrivano copiosamente, a partire dal primo affondo dei padroni di casa che tornano in vantaggio con Ferrazzo. La rete arriva in maniera abbastanza fortuita, visto che sugli sviluppi del corner di Luciano la sfera viene allontanata dalla retroguardia avversaria e arriva sui piedi di Di Santo, il cui tiro si rivela sbilenco dando l'illusione di terminare sul fondo. Non è così invece e Luciano ne approfitta per riversare la sfera ancora a centroarea, dove stavolta irrompe Ferrazzo che dalla pace d'aria non si smentisce e gonfia la rete di Prosini. L'ex bomber del Monte Odorisio è in giornata di grazia e al 23esimo confeziona la sua tripletta domenicale in collaborazione con lo straripante Luciano. A dirla tutta, gran parte del merito va ascritto proprio al funambolico fantasista scernese, protagonista nell'occasione di numeri d'alta scuola che disorientano i difensori avversari e che permettono infine a Ferrazzo di ricevere un succulento invito a nozze che puntualmente va a destinazione. Gara chiusa, ma neanche per sogno. Il Treville non si rassegna e torna in carreggiata con Crognale, che in questo caso chiude lo scambio con Tundo e scavalca infine Cianci con una perfida palombella, approfittando della leggera uscita dai pali dell'estremo rossoblù. La truppa del presidente Spinelli rischia addirittura di tornare in carreggiata quando al 28esimo colpisce il palo con la prorompente incursione dalle retrovie di Paolini che spedisce sul legno alla sinistra di Cianci. La pressione del Treville si fa insistente e al 33esimo gli ospiti vanno a segno con Crognale che svette in area e spedisce sul palo opposto. Per il signor Colonna la rete è da invalidare per una posizione irregolare del centravanti giallo-verde. Al 34esimo ospiti ancora propositivi con lo spiovente di Scopinaro che cerca invano di sorprendere Cianci fuori dai pali. Se il Treville crea tanto ma non raccoglie i frutti sperati, lo Scerni chiude la pratica al 40esimo con l'esperto Mario Longo, tempestivo nello stacco aereo sul corner di Luciano. Nelle battute conclusive il Treville tenta disperatamente di ritornare in corsa con i tentativi di Rosso di Vita che su un insidioso piazzato da limite d'aria permette a Cianci di esibirsi in una spettacolare parata in tuffo ed è neo entrato Bomba che sull'uscita temeraria di Cianci tenta di risolvere in mischia ma la difesa scernese si sostituisce al portiere e preserva il risultato che alla fine premia lo Scerni. Siamo qui con il mister Di Martino. Mister, la partita com'è andata? Partita, penso che sia stata un'ottima partita, giocata bene dai ragazzi, abbiamo fatto qualche errorino che purtroppo ci può stare, ma noi venivamo da un periodo veramente buio
questa squadra era precipitata in un pozzo senza luce. Oggi diciamo così che ci siamo, con questa vittoria ci siamo aggrappati un po' ai bordi di questo pozzo e per rivedere la luce, insomma. E da qui in poi io penso che per noi sarà un altro campionato, cioè, perché la squadra è buona e noi dobbiamo cercare di fare risultati su ogni campo, come stiamo facendo in queste ultime due partite. Io sono due settimane che sto qui. Quindi però sono contentissimo della reazione dei ragazzi che hanno messo tanta voglia in campo e siamo stati bene in campo anche, abbiamo fatto 4 gol oggi, quindi più di questo non posso chiedere loro. E naturalmente ringrazio anche la società in primis che ci è stata vicino in questo periodo di crisi nera, diciamo così, di risultati, e quindi a loro va il mio plauso per essere stati vicini e speriamo di fare meglio di partita in partita. Mister Durazio, la partita com'è andata? I ragazzi sembra che nel secondo tempo hanno provato a riprendere un po' la situazione. Sì, diciamo che ci abbiamo provato, abbiamo avuto buone occasioni sia per rientrare in partita ma anche per provare a pareggiare. È stata una partita tirata, tutte e due le squadre hanno dato il massimo, hanno cercato di ottenere il massimo del risultato. E loro sono stati più bravi a sfruttare alcuni nostri errori, però ecco, io fondamentalmente alla mia squadra non posso recriminare nulla, perché insomma l'impegno c'è stato, ecco, c'è da correggere ancora qualche dettaglio, qualche errore, però insomma l'atteggiamento è stato buono. Il prossimo incontro abbiamo il Trigno Celenza in casa, e da quello che insomma che si è visto da queste prime partite di campionato è un campionato abbastanza equilibrato, tutte le squadre sono attrezzate per la categoria, quindi tutti gli incontri vanno assolutamente affrontati col massimo dell'impegno, perché insomma non ci sono squadre diciamo che non sono all'altezza della categoria.